MG Cars contro Celta Vigo per la prima giornata nel raggruppamento numero 4 della 7 Cup edizione 2023. La formazione di Michael Frau fa ritorno in Anti-League dopo qualche mese sabbatico. Per il Celta Vigo invece si tratta di new entry, nonostante qualche giocatore della squadra ospite abbia già figurato e tra l'altro con buonissimi risultati nei nostri campionati. Il Celta Vigo parte benissimo ed è la prima squadra a portarsi vantaggio al nono con Perra, che dimostrerà di essere uno di quei giocatori da attenzionare seriamente nella formazione ospite. Il pareggio delle Magic Cars al 12° con Matteo Congiu, potentissimo il suo mancino da centro area di rigore. Il nuovo vantaggio del Celta Vigo, che risponde immediatamente al 14° con Perra, doppietta personale per lui. Quando al quarto d'ora Manuel Secci va a segno dal lato destro in area, andando di fatto a realizzare il 3-1 per le Magic Cars, sembra già notte fonda, ma la formazione in maglia nera tira fuori gli artigli nel momento meno aspettato. E allora seguiamo Serrelli, che se ne va sulla destra, prova a entrare in area di rigore, ci riesce, la mette poi nel mezzo dove trova la conclusione a botta sicura da parte di Frau e la straordinaria risposta da parte di Stefano Bolzati. Le Magic Cars insiste, qui in possesso di palla vacca, la conclusione ancora strepitoso Stefano Bolzati, ma al 23° Francesco Vacca col destro si riscatta. MG Cars 2, Celta Vigo 3, e questo il punteggio al termine del primo tempo. Nella seconda frazione, al pronti via, Francesco Vacca firma la doppietta personale col mancino e di nuovo parità al campo del seminario. Parità che però non dura che un minuto, perché Piras realizza la tripletta personale dal lato sinistro. Il Celta Vigo avrebbe la possibilità di portarsi sul 5-3, la cestina così. E allora da quest'altra parte Giorgio Loi, gol sbagliato, gol subito, 4-4 al seminario. Siamo esattamente al 35° minuto di gioco. La formazione di casa insiste, qui ancora bravo Bolzatti sul tentativo ravvicinato da parte di Giorgio Loi, poi sfortunatissimo Michael Frau, che dal limite dell'area di rigore va a sverniciare la traversa. MG Cars vicinissima al gol del vantaggio che la formazione di casa trova al 42°, lo trova con Giorgio Loi che non sbaglia sotto porta. La formazione del Celta Vigo prova a venire in avanti, prova a realizzare il gol del pari, ci prova Piras dalla destra, conclusione che termina sull'esterno della porta, e allo scadere il gol di patron Michael Frau che chiude la parità sul seguente risultato: MG Cars 6, Celta Vigo 4.